Ciao. Bentornati sul canale per un nuovo video spacchettamento. Finalmente ho l'aggiornamento di UCAM a 5 e a 7. Dovrebbe funzionare, non si dovrebbe stoppare più, sono cambiate tante cose, ci sono tante cose nuove e fatemi sapere se vi piace più, ecco, una cosa così astratta oppure la solita cornice a pacco. Tanto tra un po' si sta avvicinando a Natale e ho tante cose carine da mettere nel video. Sono già contenta come una bambina. Non ho fatto video perché sono stata un po' male, di nuovo sì, però questa volta per il dente, e quindi sinceramente non mi andava di fare video, ero proprio già solitamente su. Poi ci mettiamo anche che non sto proprio una meraviglia. Però, a parte questo, avevo fatto un piccolo video dove ho fatto, erano tre prodotti, quindi ho detto ma sì, lo faccio veloce, infatti non mi sono mostrata in video, ma l'ho fatto proprio veloce, e probabilmente non è piaciuto perché era troppo velocizzato, non si sono visti bene i prodotti, però magari fatemi sapere se è una tipologia di video che può andare lo stesso bene, magari scrivendo i nomi dei prodotti oppure non velocizzando proprio tantissimo il video. Basta, ho parlato un minuto e 30 passa di anteprima e abbiamo i nostri pacchetti. Allora, questi 1, 2 e 3 sono arrivati ieri, questo è arrivato oggi e poi ne ho un altro che però non aprirò oggi, o comunque aprirò dopo, però magari mi vedrete sempre vestita così perché sto girando 2-3 video tutti insieme, di cui anche un video tag da Daniela, Danielita92 mi ha taggato, e non mi sono dimenticata, tranquilla, è solo che tante cose in più, il dente. Perfetto, quel pacco lì lo aprirò, solamente quello, anche se è arrivato insieme a quelli di ieri, perché è una ditta che mi ha chiesto di fare un video a parte, di cui già sicuramente avete visto il video di Erika, il mondo di Erika, è quell'azienda là, non mi ricordo adesso il nome, mi sfugge perché ci ho collaborato una volta sola tanto tempo fa, ma era insieme a un altro venditore. Vabbè, una storia lunga, inutile che ve la spiego, andiamo avanti. Allora, il primo pacchetto è questo qui, a strappo, che non si strappa mai. Ok, allora, devo cercare di fare il meno casino possibile. Allora, aspettate, vabbè, questo ve lo faccio vedere, vediamo un po' se riesco magari a zoomarlo. Vedete? Ok, credo che sia un set per fare le candele. Io adesso non lo voglio aprire proprio tutto quanto, ma vi faccio vedere giusto gli scoppini e tutto il resto. Vedete? Comunque, questo però è un venditore che sicuramente me l'ha inviato perché non mi ricordavo che deve arrivare questo, perché purtroppo quando i venditori vi inviano loro, cioè loro spese, ecco, capiamoci, io non riesco mai a sapere perché non posso avere traccia del pacco, mentre per tutti gli altri ho traccia del pacco perché Amazon mi avvisa quando sta per arrivare il corriere, quando è partito, quando l'hanno spedito e cose varie. Apriamo il secondo pacchetto, che anche questo è arrivato ieri, ma non so che cos'è perché io come regola ieri non dovevo ricevere nulla. E ho l'altro ieri, mi sto confondendo.
confondendo, l'altro ieri, quindi 2 giorni fa, mi sono arrivati 2 pacchetti, questo e questo, che non sapevo che mi dovevano arrivare perché non erano nella mia lista ordini, quindi non so che cos'è, mentre questi altri con l'altro pacco mi sono arrivati ieri e uno oggi. Sto facendo un gran casino. Aia, questo e l'altro ieri, questo oggi. Sono molto molto in ritardo, infatti ai venditori gli ho chiesto di avere pazienza perché vabbè, questa non ho idea, adesso andiamo a vedere. Carta, carta, questo è il venditore che me l'ha spedito. Oh ragazze, non ci posso credere, adesso vi faccio vedere, siete pronte? Ta-da! Lo apriamo? Ta-da! Un telefono! Epico questo spacchettamento! Voglio un pollice all'insù, anzi due! Allora, praticamente mi ha contattato un venditore che è lo stesso venditore delle cuffie, quelle blu, sì. Terz'ultimo, il penultimo video spacchettamento. Che bello, un bel colore acceso. E non so se lo vedete. Aspettate. Non si vede una mazza. Vabbè, e mi ha appunto detto. Ah, c'è tutto pure. Scavetto. Questo. Comunque, è carino, dai, che bellino. E mi ha detto che aveva un telefono da farmi testare, però non mi ha dato il codice. Mi ha detto vabbè, lo spedisco, però quando lo spediscono loro non so mai il tempo effettivo che ci mettono. Lo accendiamo? Vediamo se funziona. Se è carico, non lo so. Accende, si accende. Però strano, non c'è la pellicola davanti. Boh, o c'è? Non capisco. Accendere si accende, la marca è Lehago Smartphone 6, let's say, just for excellent smart life, vabbè, si sta accendendo, un po' lentino. I colori sono bianco, nero, blu e appunto rosa, che per me sia pink fluorescente, neon. Questi sono i colori. Oh, si accende, che è le 9.41, vabbè, l'orologio è sballato. Accendere si accende, vediamo un po' se si sblocca anche. Sì, si sblocca, è uscito il contenuto, vabbè, se non c'è la sim. Vediamo un po', i numeri, andiamo indietro. Oh, il menu, il classico menu, eccolo qui. Anche i temi. I temi secondo me è dal Play Store, vero, infatti online, però vedete che carini, si possono scaricare questi temi e inserirli una volta che colleghi il telefono al wifi. È un Android, quindi ha tutto quello che ha uno smartphone normale. Vediamo un po', ve lo faccio vedere un attimino veloce. Aspettate, vediamo se posso zoomare. Ecco, non so quello che vedete perché la luce è forte, però ecco, forse adesso vedete, è un semplice Android, cioè tutte le iconcine dell'Android. Ok, c'è Chrome che ovviamente non si aprirà perché volevo far vedere, non ci riesco, si stacca la mascherina. Sì, è come quel telefono conciuto per mia mamma più o meno. È due sim e qua penso che ci va la scheda di memoria. Beh, è carino, adesso bisogna vedere se funziona, come funziona. C'è il logo da tutte le parti. La batteria è bella grossa, ragazzi,
carino, mi piace il colore, vabbè, la scocca è di quelle rigide e hai due pulsantini, suppongo, vediamo un po', sblocchiamolo, sbloccato, per alzare e per abbassare. Si attiva appunto da qua tutte le notifiche, ha i tasti classici tipo il Samsung, però ecco, tipo doppio schermo, il tasto home, il mio suona sempre, aspettate, ecco, non si accende, ecco così, vedete, tipo, non si vede la mazza. Comunque qui nel mio c'è a sinistra il doppio schermo, quindi per riportare, per far vedere la schermata, cioè quello che avevo aperto, ma non era niente perché tutto chiuso, il tasto indietro, il tasto home. L'unica differenza è che il tasto home non è un tasto appunto che si tocca, quindi fisico, ma è semplicemente un'icona sul telefono, vedete? Quindi se io voglio, ecco, lo sblocco e qui new contact, tipo, insomma mi accede a determinate funzioni. È da provare, vorrei vedere gallery, vediamo un po' la gallery, non c'è niente, vabbè, è vuoto, ok, che bello ragazzi, è da provare, insomma dovrò fare una bella recensione. Lo spegniamo, bye bye. Ragazzi, che dire, cioè iniziamo proprio con i fiocchi, con i botti, come si dice in questi casi. Allora, non mi riprendo più, lo shock. Probabilmente mio figlio avrà il telefono per giocarci, così non rompe le scatole a me. Andiamo avanti con un altro pacchetto. Oddio, aia, fatta male. Questo che cos'è? Oh, che bello, sì, questo lo sapevo perché ok. Oh, che carino. Yeah, aspettate. Ce la posso fare, giuro. Ta-da! Un piccolo orsetto. Aspettate, un piccolo panda, anzi. Un grande panda. Non c'è più niente. Oh, questo è un salvadanaio, lo so perché appunto la ragazza che me l'ha proposto aveva questo e un altro. Ve lo faccio vedere velocemente, se non bisogna tutto qua. Ah, che cos'è questo? Vabbè, dentro ci sono tipo le spiegazioni, ma noi adesso questo non ci interessa. Ci interessa vedere il salvadanaio. Ta-da! Eccolo qua. Che bello! Come funziona però? Ci vanno le pile? Come mai? Sì, ci vanno le pile qua sotto. Praticamente puoi mettere le monete e le banconote da qua. È forte. E poi devi mettere la combinazione. Fai pipì pipì come se fosse appunto una cassaforte, si apre e c'è il tuo tesoro. Vabbè, insomma, c'è i tuoi soldini. Molto molto bellino, pure il pandino, molto, mi piace tanto. Lei inizia a zigare perché tanto non è più. Vabbè. Invece non so fare niente. Da mondo non faccio più. Oh mamma mia, allora. Tanto certe pizze mi arrivano. Ok, perfetto, chiudiamolo. Molto molto carino, mio figlio sarà contento. Anzi, adesso sta guardando il film, mi ha fatto i compiti che questa settimana le hanno dati. Perché non entri tu, brutto baruffolo? Li hanno dati di martedì, no, di lunedì, e quindi li devo portare domani, li abbiamo fatti. Adesso dobbiamo andare a letto, sta guardando un film di animazione.
Ok, questo che è l'ultimo per questo video spacchettamento. Cosa ho tagliato? Per questo video spacchettamento è l'ultimo e questo è arrivato proprio questa mattina. Infatti quando mi ha suonato il citofono ho detto ma no, chi è adesso? Perché io ero convinta che non avevo nulla, quindi due sole cose, sono dei prodotti che ho visto che nella piattaforma. Oh no, lo rosso. Che è sto coso? Ah sì, ok, perfetto, niente, come non detto. Questa è una collaborazione con sì, grazie Valeria. Con Facebook, con un venditore di Facebook, un altro stiro. Allora, io con il primo veramente mi sono trovata un po' nì. Questo qui spero che sia migliore dell'altro. Perché oh, porco Giuda. Vabbè, questo. Ok. Non so se si chiama così, ce l'ho su Facebook. Perché ci sono dei gruppi dove ci sono proprio dedicati per collaborare con i venditori. Il venditore mette solo Italia, solo UK, solo Francia. Quindi andatevi a cercare perché potete collaborare anche voi. Io ovviamente sono nella sezione del gruppo Amazon UK e il venditore, appunto, ci siamo sentiti, aveva sulla pagina, sì. Sul gruppo ho pubblicato delle foto e io ho detto guarda, sarei interessata, vorrei provare. C'era un altro prodotto però mi ha detto che era finito e quindi mi ha detto se volevo provare questo. Adesso sembrava brutto dirgli di no e ho detto vabbè, dentro la testa mia ho detto vabbè, proviamo così vediamo se questo è un po' migliore dell'altro, perché l'altro che avevo, se vi ricordate, quello tutto verde è più o meno così, sì, quello c'aveva il becco, vabbè, e tirava un pochino, però perdeva l'acqua a non finire, cioè proprio sbrodolava e ogni volta che mi avvicinavo, cioè i panni si bagnavano. Qua già per farli asciugare devi fare tre Ave Maria, il Padre Nostro, qua li bagnavo pure, stavo a posto, quindi l'ho lasciato dentro a, come si dice, al ripostiglio e là sta, perché non è una cosa, meglio farlo rientrare, cioè non è una cosa fattibile. Adesso qua li mettiamo con il pacco che non entra mai. Ecco, ho messo il braccio di carne. Va bene. Ok. Allora. Oh no, di nuovo. Ma è possibile che mi dimentico tutto? Vabbè, tanto che se ne frega, devo fare le foto. Ah, ma le finito tutto qua dentro. Sì, non c'è più niente, per fortuna. Che dire ragazze, fatemi sapere giù nell'info box quale spacchettamento vi è piaciuto di più. Anche se io una mezza Leago ce l'ho. Che dire, il telefono è veramente carino, ha uno schermo probabilmente di 5-4 ed è bello, tutto schermo, dai. E poi il colore, molto carino, alla moda. Maschietto non va bene, però insomma, e non ho pagato niente perché il venditore mi ha, appunto, me lo ha inviato lui. Suppongo che questo sia lo spacchettamento che vi è piaciuto di più. Fatemelo appunto sapere nell'info box e basta, diciamo che così. Ah, fatemi sapere anche un'altra cosa per quanto riguarda queste bollicine. Ci sono tante cose che si possono cambiare, ce l'ho qui davanti a me, per esempio vi faccio vedere questa, ecco, ho cambiato il mio schermo, oppure questa, ragazzi, questo video spacchettamento finisce qua. Mi raccomando, like.
Ciao ragazze, al prossimo video spacchettamento.